questa invocazione solenne e lirica contemporaneamente alla Rus', mi soffermo su un brano che so bene essere un po' difficile per voi, ci sono tante, questa sintassi incredibilmente barocca, poi anche le costruzioni piene di participi, di gerundi, ci costringe a soffermarci un po', proprio parola per parola, ma lo faccio comunque volentieri perché, come ho detto ieri, si tratta di un testo fondamentale per la autocoscienza russa, non solo questo testo naturalmente di Gogol e non solo questo testo di questo periodo in cui si va creando, diciamo, la base di quella che poi sarà la percezione di sé della, dei russi, la base dell'autocoscienza nazionale. Abbiamo visto come questa Rus' prenda forme diverse, come ho detto è una logica associativa quella di Gogol, tipica per uno scrittore romantico, non ci sono vere e proprie argomentazioni, sono suggestioni che si richiamano le une con le altre e si stratificano, questa Rus' prende connotazioni diverse. Qualcuna l'abbiamo già vista, tra l'altro tornando all'immagine dell'icona della Russia come quadro, icona da una parte senza prospettiva ma anche grande paesaggio visto dall'alto, no? A volo d'uccello che si perde in lontananza, questo ci rimanda alla pittura romantica del periodo, pensate a un pittore come Caspar David Friedrich, di cui sicuramente avete visto qualcosa, no? Le cui tipiche vedute dall'alto sono in genere contrassegnate da uno spettatore in primo piano e poi questa distesa che si perde in un infinito indeterminato. Come ho detto, la cultura figurativa di Gogol è molto forte, molto presente sempre nella sua coscienza e come elemento strutturante della sua prosa. Qui abbiamo già tre diversi punti di riferimento figurativi. Abbiamo visto la pittura delle icone, che tra l'altro in questo periodo in Russia era nota a pochissimi intellettuali. La riscoperta delle icone come forma specifica di arte figurativa è cosa di fine 800, soprattutto inizio 900. Cioè, le caratteristiche strutturali delle icone russe medievali erano pochissimo note e pochissimo studiate in questo periodo. Le icone venivano considerate arte naif, arte di serie B, roba rozza e ripetitiva. Le icone, la pittura romantica alla Friedrich, e ieri abbiamo visto il vedutismo dell'arte occidentale, il paesaggismo dell'arte occidentale molto praticato soprattutto da queste colonie di pittori russi residenti a Roma, Napoli, comunque in questa area. Torniamo un attimo alla questione. Poi un'altra cosa, l'idea di uno spazio vuoto, di spazio deserto, abbiamo visto che richiama molti collegamenti, una questione di carattere propriamente politico, la Russia come territorio, come tabula rasa, che però può svilupparsi più velocemente degli altri stati europei, tema politico molto presente nel dibattito di quegli anni, un tema metafisico, ossia la Russia come un grande niente, che però può essere generatore di tutto, con riferimenti anche alla teologia di tipo apofatico di cui abbiamo parlato ieri, e c'è anche un riferimento a Platone, allo spazio delle idee, allo spazio iperuraneo in cui si trovano le idee, uno spazio monotono, senza connotazioni, come è descritto nel Fedro. Abbiamo anche un rimando al tema della Pustinia, in
russo moderno vuol dire, vedete, tra l'altro lo usa proprio l'avverbio che noi traduciamo come aggettivo, adkrita pustinna, da pustoi, vuoto, pustinia in russo moderno vuol dire deserto, ma ha anche una connotazione religiosa. La pustinia è anche l'eremo, il luogo dove si ritirano gli ozipustinnichi, ossia i padri eremiti, tipica forma di monachesimo orientale, dove l'isolamento si poneva alla base proprio della ascesi contemplativa, a differenza del monachesimo più sociale, tra virgolette, più volto anche al lavoro, come si praticava in area occidentale. Il concetto della pustinia è tipico del cristianesimo orientale, uno spazio, quello dell'eremo, che vuole ricreare virtualmente il paradiso terrestre da cui l'uomo è stato cacciato. Tra l'altro un tipo di monachesimo che in Occidente non ha avuto molta fortuna. Voi magari avete sentito parlare di questi grandi anacoreti orientali come Simeone del deserto, Simeone Stilita, che stava su una alta colonna e di lì non si muoveva, così era, diciamo, non era a contatto con i mali del mondo. Quando nel VI secolo d.C. In area germanica un monaco tentò di imitarlo, gli venne fatto capire in modo abbastanza spiccio che doveva levarsi dalle scatole lui con la sua colonna. È un tipo di meditazione, di spiritualismo, di monachesimo, quello degli stiliti, degli anacoreti, poco praticato in Occidente. Naturalmente nel nostro contesto, Russia deserta, pustinia, Russia uguale Russia come luogo di eremitaggio, come luogo dove ricreare, attraverso la meditazione, la macerazione spirituale, dove ricreare l'armonia dell'Eden, questo continuo ritorno di Gogol verso un passato virtuale, in realtà mitico, di armonia. Per chi di voi ha letto il racconto Il ritratto si ricorderà che il pittore, l'autore di questo quadro demoniaco, alla fine, colpito dalla sorte che ha avuto questo quadro, diventa monaco e si dà alla meditazione, alla contrizione spirituale, alle prove di rigore monastico più estreme, finché non riesce a dipingere, a espiare il proprio peccato, dipingendo, trovandosi in una pustinia, chiaramente, a dipingere un quadro della natività. Dipingere un quadro della natività. Abbiamo quindi di nuovo questo tema gogoliano dell'arte che scende fino negli abissi della dannazione per poi risalire, purificarsi attraverso la sofferenza e ricreare un'armonia perduta, quello che lui voleva fare nelle anime morte, ma come sappiamo la cosa non gli riesce tanto bene. Vi ricordate quindi Adkrita pustinna irovna vsio ftibie, eccetera eccetera. Abbiamo i tocchi, gli snacchi. Finisce questa frase, non l'avevamo terminata mi sembra ieri. Ничто не обольстит и не очарует взора. Nulla, di nuovo questo non, nulla, niente. Qui abbiamo focalizzato su questo ничто, niente. Abalstit vuol dire, dal verbo abalstit, vuol dire tentare. Si riferisce alla sfera della tentazione. I ne acharuyet vzora. Nessuno tenterà e ammalierà lo sguardo.
comincia a apparire ancora molto per in termini molto ancora come dire sottintesi il tema della tentazione, della malia, della magia. Comincia ad apparire a questo tema religioso un tema contrario, il tema del demonio, della magia, il tema esoterico. È questo spazio vuoto, non solo il nulla da cui può nascere potenzialmente tutto, ma è anche il luogo, la pustinia, dove rimanere preservati dalle forze demoniache, che questi sono termini tecnici, proprio sono verbi molto connotati, tentare, ammaliare, acceravat, abbalstit, sono chiaramente attività compiute dai demoni, da cui siamo in Russia tutelati da questo, da una sorta di barriera spirituale. In realtà le cose non sono neanche poi così semplici, perché non è mai, è tutto sempre molto ambiguo in Gogol, Gogol non ragionando in termini razionali, spesso lascia che i concetti, le suggestioni trapassino da un estremo all'altro. Vi ricordate anche nelle parti grottesche, satiriche, comiche delle anime morte, argomenti bassi descritti in modo eroico, argomenti eroici o comunque solenni descritti in modo volutamente abbassato, sempre un gioco di specchi dove ogni cosa può trasformarsi nel suo contrario, tutto un gioco di metamorfosi. La stessa Russia in realtà possiede tratti inquietanti. Questo grande nulla da cui può nascere tutto, questa sorta di caos originario, può portare in direzioni diverse, può portare a una soluzione benefica, alla trasfigurazione divina, ma può generare anche il male, può generare anche forze demoniache. Da una parte è il luogo santo che ci preserva da ciò che ci tenta e ci ammalia, d'altra parte è questa X indeterminata, questo campo vuoto, questo non essere. Può essere anche il punto di partenza per un processo di tipo magico, demoniaco, per l'esercizio di potenze demoniache. Può essere l'una e l'altra cosa, come intorno al ritratto, intorno a questa tela che poi alla fine del racconto, se vi ricordate, sparisce, diventa nulla, diventa il nulla, torna nel nulla la tela, per chi ha letto il racconto, da cui era venuta, anche questa tela è una sorta di grande nulla, di potenza indefinita, caotica, che dal nulla viene e al nulla ritorna. Intorno a questa tela possono esserci lo strozzino demoniaco, quello dallo sguardo ammaliatore che viene ritratto nella tela, ma può esserci anche il santo eremita, può essere un processo, quello della tela vuota, che porta al ritratto demoniaco che soggioga con lo sguardo. Il tema dello sguardo in Gogol è molto spesso connotato in senso ammaliatore, demoniaco. In magia il istituire un contatto visivo con la forza demoniaca ti fa cadere in suo potere. Il ritratto può diventare catalizzatore di forza demoniaca o può diventare
la Natività, il bambino, la Madonna, il bambino, ad opera di un santo eremita. Può diventare entrambe le cose questo nulla primigenio. In questo caso, noi finora siamo al nicto ni abalstiti ni acciaruiet vzora. Subito dopo però il punto di vista cambia, cioè questo vuoto, questa pustinia che ci preserva si trasforma nuovamente, la Rus assume nuovamente un nuovo avatar, perché sentite cosa dice Gogol: no kakaya je nie pastijimaya tainaya sila vlichot k tibie. Ma quale forza incomprensibile, sila, forza, nepastigimaya, irraggiungibile, inattingibile, sarebbe pastigat, vuol dire raggiungere, conseguire, ottenere. Quindi la traduzione italiana incomprensibile non è del tutto corretta, però lasciamo pure incomprensibile. Tainaya, traducito come segreta ma anche misteriosa, siamo nell'ambito una forza incomprensibile misteriosa. Vedete che stiamo entrando nella sfera semantica dell'esoterismo, che fino a questo momento era altro dalla Russia. Qui c'è la Russia pustinia, la Russia santa, luogo di dove si ricrea l'Eden. Fuori c'è ciò che tenta e che ammalia. Ora lui, rivolgendosi alla Rus, dice invece: quale forza incomprensibile, misteriosa, segreta, tainaya, attira a te. La Russia diventa una sorta di magnete che attira attraverso una forza misteriosa e incomprensibile. Non è più una pustinia, non è più non è più un paese, una nazione, non è più un quadro, non è più un luogo santo, è un ente, è qualcuno, un qualcuno che esercita un potere misterioso, un potere arcano, un potere magico che attira. Vlichot k tibie, vlichot dal terza persona singolare del verbo vlich. Sono molti verbi irregolari, strani, che voi probabilmente ancora non sapete coniugare. Questo è il verbo vlich, vlichot, attira. Pachemu slishitsa i razdayotsa nemolchna v ushakh tvoya tasklivaya nesushchayasya po vsey dlinye i shirinye tvoyey at morya do morya pyesnya. Sì? No, niente. No, sto prendendo il commento sulla lunghezza della frase, che alla fine il soggetto è il verbo. Piesnia, sì, ma ci stavo, guarda, lo stavo per dire io. Siamo tornati alle costruzioni barocche, molto complesse e anche abbastanza inusuali dal punto di vista della normale sintassi russa. Vi ricordate, questo l'avevamo visto nel caso della veduta sull'Italia, no? Sulle bellezze dell'Italia, dell'arte, del paesaggio, questa specie di vista prospettica dagli archi fino alle montagne, attraverso le cascate, con una costruzione, con un verbo all'inizio che poi trova il suo soggetto solo dopo tutta una cascata, una catena di subordinate. Addirittura da dover ripetere il verbo. Qui il verbo non viene ripetuto. Di nuovo
Abbiamo però una costruzione di questo tipo barocco. Pacemu slishitsa i rasdaiotsa e poi taratataratataratata, virgola, piesnia. Pacemu slishitsa i rasdaiotsa piesnia. Slishitsa, dal verbo slishatsa, si ode, slishat, riflessivo, cioè sentire, si sente, i rasdaiozza e risuona, dal verbo rasdavazza, risuona cosa? Il canto, da elemento connotato in senso visivo, il quadro, l'icona, ciò che, oppure ciò che si, l'idea, no? L'idea del mondo platonico delle idee, dal eidos, ciò che si vede con gli occhi della mente, tutti questi riferimenti alla cultura visuale, Friedrich, la pittura occidentale. Siamo passati nel campo della musica, la Rus adesso è connotata da un'altra arte e da un'altra sfera sensoriale, ossia dalla sfera uditiva e dall'arte della musica. Musica che per i romantici è la rappresentazione più perfetta possibile di questo caos irrazionale, del caos primordiale. La musica non ha un significato razionale, esprimibile razionalmente, per definizione, perché si ode e si sparge, si diffonde, risuona. Gnemolcna, gnemolcna, un avverbio piuttosto raro, inusitato, da malciat, ossia tacere, gnemolcna, incessante potremmo tradurlo, ma significa in modo da non tacere mai. Gnemolcna è un avverbio talmente raro da essere quasi quasi un'invenzione di Gogol. Vushach, nelle orecchie. Tvaya, tvaya piesnia, tvaya. Tasklivaya, tasklivaya, malinconica, da tasca, tasca, malinconia, in tedesco sarebbe Sehnsucht, è un concetto che in italiano si esprime male, è tristezza, malinconia, nostalgia per qualcosa di indefinito, la tasca, espresso molto bene dal tedesco Sehnsucht, che è un tipico termine romantico, cioè no, una nostalgia per qualcosa che però non si è mai posseduto e non si può possedere, un po' abbastanza simile anche al, cioè qualcuno che fa portoghese qua, la saudade portoghese, la saudade. Ma ahimè, noi italiani siamo un popolo più pratico e abbiamo nostalgia solo di ciò che abbiamo perduto. Sto scherzando, non lo so. Tasca, una parola molto importante nell'alfabeto culturale russo, che ha anche molti altri significati secondari, vi conviene impararla e tenerla a mente, perché per i russi è un mattone, diciamo, linguistico, spirituale abbastanza importante, il concetto di tasca. Nisushayasya, da nistis, nasitsa, nistis, nisushayasya, pavsei dlinie, ishirinie tvayei, perché la canzone, ma che si diffonde per tutta la tua, si diffonde, che si diffonde, siamo, abbiamo un altro participio presente, per tutta la tua lunghezza, dell'inna, per tutta la tua lunghezza e ampiezza, shirina, pavseid linie i shirinet vayei, at moria do moria piesnia, da un mare all'altro.
Vedete, con questo piesnia messo in fondo, con una forte deformazione dell'ordine logico delle parole, possibile nella sintassi russa, ma certamente non molto usuale. La Russia è diventata musica, è diventata canto, un canto che riempie tutto il paese, avete visto, lo ripete proprio tutta la tua lunghezza, la tua ampiezza, da un mare all'altro, lo riempie tutto, la Russia si trasforma in canto. Questo canto, tra l'altro, è anche un po' un luogo comune già esistente ai tempi di Gogol, il tema del canto triste, tasklivy, per esempio dei postiglioni russi, che nel guidare le vetture per queste pianure sconfinate intonavano un canto delle nenie, delle litanie tristi, improntate alla tasca, alla tristezza. Era un tipico tema romantico, patriottico, perché sottolineava il fatalismo dell'uomo russo, la sua capacità di accettare le difficoltà, il destino, di vivere stoicamente, una dimensione di vita abbastanza dura, difficile, piena di privazioni. A modo suo, questa idea del canto triste, della nenia triste del popolo russo, indica anche il suo fatalismo e la sua sottomissione al destino, ma anche ai potenti della terra. Questo tema, come altri temi patriottici che abbiamo già trovato, vi ricordate lo spettatore che da un luogo estraneo guarda la Russia, la stessa idea di invocare la Russia, come per esempio Pushkin aveva invocato Pietroburgo, sono tutti temi tipici della retorica patriottica del tempo. C'è anche per Gogol, vale anche questo aspetto, per lui questa idea è molto meno banale, questa trasformazione dello spazio visuale in spazio musicale, in canto. È un nuovo modo per dematerializzare questa Rus, che non è mai abbastanza dal punto di vista di Gogol smaterializzata. Un quadro sì, ma un quadro vuoto, un quadro piatto, senza prospettiva. Cos'è che costituisce, che conferisce materialità, concretezza a uno spazio pittorico? La prospettiva, in cui gli oggetti si strutturano. Senza prospettiva il quadro è come smaterializzato. Tanto più smaterializzato è se si trasforma in canto. Però attenzione, canto legato al tema appena introdotto di sguardo che attira, di sguardo arcano che attira, di ammalia, di malia, di il tema della tentazione. Quindi anche una, così come lo sguardo ha un potere arcano di attrarre, di attrazione, lo sguardo di questa Rus, anche la sua nenia esercita un potere ammaliante. E questo lo vediamo subito dopo. Vado un attimo più giù. Что в ней, в этой песне? Cosa c'è in essa? Песня, canto, in russo è femminile. Dall'altro, anche questo non è del tutto indifferente, è un principio femminile quello che Gogol sta evocando. Qualcosa che attira, qualcosa che ammalia, qualcosa che tenta attraverso lo sguardo, il canto, ed è femminile. Что в ней, в этой песне? Cosa c'è in essa? In essa, in questa, possiamo tradurre canzone, anche se sta, o nenia, in questa nenia, in questa cantilena. Что зовет и рыдает? И хватает за сердце. Cos'è che chiama, da zvat, verbo zvat. Cosa chiama? Questo canto esercita un richiamo, esattamente come lo sguardo che attira.
iridaiet e singhiozza, sofferenza, ma anche velatamente attira, singhiozza, sono tutti sono verbi che uno accanto all'altro richiamano, cominciano ad introdurre una nuova sfera semantica ancora. Chvatayet, chvatayet afferra, chvatat, chvatayet za sierze, che afferra il cuore. Qual è questa nuova sfera semantica? Attira, chiama, singhiozza, afferra il cuore. La sfera erotica. Questa lei che è nenia ammaliatrice, sguardo ammaliatore, è anche, comincia a essere anche un polo di attrazione. Polo di attrazione lo era già e l'avevamo capito. È un polo di attrazione che comincia a acquisire sempre più un carattere erotico. E attenzione, perché Eros in Gogol è sempre qualcosa di perturbante. La donna depotenzia l'individuo, lo ammalia, lo soggioga, lo castra, lo divide dal suo collettivo. Kakie zvuki baliesnena labzayut. Qui, se il lettore duro non l'avesse ancora capito, Gogol insiste. Kakie zvuki, quali suoni? Labzayut. Labzat vuol dire baciare. È un verbo molto, come dire, diciamo della sfera alta, l'omonosoviana, viene dallo slavo ecclesiastico. Noi conosciamo zelavat, baciare, zelavat, ma nel Vangelo voi trovate, quando Cristo bacia, non zeluyet, ma labzayet. Labzanie è bacio, con un termine preso dalla storia sacra. Però quali suoni baciano? Labzanie, tra l'altro, non è solo, può essere inteso come bacio, ma anche come sfioramento, carezza. Baliesnena da boi, dolore, ma anche da baliesn, malattia. Quindi in modo doloroso oppure in modo morboso. Questi baci, labzania, però, quindi bacio inteso in senso sacro, comunione col sacro, dall'altra parte sono baci dolorosi, morbosi, sfera dell'eros, potenzialmente demoniaco. Vedete che Gogol continua sempre a giocare su due tavoli diversi, con gli stessi termini, conduce una linea, diciamo, di sviluppo di questa tematica, sempre interpretabili su due piani diversi: sacro, demoniaco, santità, eros. Istrimiazza vdushu, non solo baciano in modo morboso, doloroso, ma anche strimizza vuol dire tendere, protendere, voler, in questo caso strimiazza v più accusativo, voler entrare in. Beh, capite che la sfera erotica è evidente, e tendono, in italiano si traduce male, e tendono all'anima, vuol dire proprio, e vogliono, e tentano di entrare dentro l'anima, naturalmente dell'ascoltatore. Baciano, morbosi, tentano di entrare nella tua anima. Cioè, qui già la sfera sacra è lasciata un po' da parte, perché tentare di entrare, di possedere proprio fisicamente, con una entrata dove? Nell'anima.
Siamo di nuovo in pieno campo di possessione demoniaca. Questo canto vuole possedere l'anima di chi ascolta. Eros demoniaco. I viuzza okala maievo sierza. Viuzza okala maievo sierza. Tradotto dal traduttore, palpitano vicino al mio cuore, traduzione orrenda. Il verbo vizza, da cui viuzza, vuol dire attorcigliarsi, incurvarsi, attorcigliarsi. Per esempio, i capelli viuzza, i capelli crespi, i capelli mossi, ondulati, riccioluti. Come? Come? Imbicciarsi. Non sento, c'è una cattiva... Imbicciarsi. Si dice così? Non lo so, perché io di tecniche per la cura dei capelli mi intendo poco, come potete immaginare, di più semmai di cura della barba, però ad arricciarmela ancora non ci sono mai arrivato. La terminologia tecnica la conosco poco. Forse ci sarà qualcuno di voi ha un modo... come si può dire? I capelli che si... attorcigliano, si increspano, si viuzza o calama e vosierza, non vuol dire, come dice il traduttore, palpitano vicino al mio cuore, vuol dire si attorcigliano intorno al mio cuore. Questo canto diventa, a un certo punto si trasforma in spire. Viuzza, tra l'altro, ricorda subito i capelli, patamushta abuichna, viuzza, volasi, però anche i tentacoli, le spire dei tentacoli si possono attorcigliare intorno al cuore. Cioè, stiamo scendendo sempre di più nel campo della possessione demoniaca, con elementi anche, associazioni visive di tipo demonologico, perché, intanto, canto ammaliatore. Cosa ci fa subito venire in mente? Le sirene. Sirene, peraltro, ben presenti nell'opera di Gogol, nella loro forma del folklore slavo, ossia la rusalka. Nelle prime opere di Gogol, quelle più folcloriche, c'erano rusalki, anche tra l'altro molto accentuatamente sessualizzate. La donna per Gogol è sempre un po' rusalka, sirena ammaliatrice, che perde il viandante maschio. Poi, stremiazza d'uscio, chiaramente, possessione dell'anima, attraverso penetrazione, possessione proprio erotico, demoniaca, e poi quest'idea dei capelli, spire, serpenti che avviluppano il cuore. Cosa ci ricorda? La gorgone. La gorgone, no? La gorgone con i capelli di serpe. La gorgone, tra l'altro, che ci rimanda implicitamente anche al tema dello sguardo che soggioga, lo sguardo che pietrifica. Donna demone, donna sirena, donna gorgone. Questa è diventata adesso la Rus, che prima era tanto bella, tanto buona, vuota, pulita, tabula rasa, luogo sacro, icona, adesso si è trasformata in quest'altra cosa qui, tutto nel giro di due righe. E continua il nostro buon Gogol, che, come vedete, quanto ha potenza visionaria, è uno che c'è, non uno che ci fa. Rus, di nuovo Rus, tanto per, se qualcuno si fosse dimenticato, dopo tutti questi avatar, se qualcuno si fosse dimenticato a chi concretamente sta parlando, chi sta invocando, di nuovo Rus, ce voce ti hoce shatminya. Vi ricordate la letteratura russa è piena di paradossi, vi ricordate Pushkin che spiega alla musa cosa la musa deve fare? E Gogol che chiede alla Russia, tu da me che cosa vuoi? Cosa vuoi tu da me, Russia? Un punto di riferimento un po' singolare, no? Se ci pensate, rivolgersi a una
nazione, anzi a l'entità metafisica di una nazione, che tante tante cose contemporaneamente, che tu da me uomo Gogol, che cosa vuoi? Ricordatevi che Gogol riteneva di essere predestinato a diventare il punto focale in cui la Russia si sarebbe trasfigurata. Quindi lui è un momento in cui, proprio pieno anche di angoscia, chiede cosa vuoi da me, è sottinteso, ma io davvero devo essere il prescelto, il predestinato a eseguire il tuo disegno, eseguire il tuo piano di trasfigurazione, no? C'è questo aspetto che è preparato da tutta l'opera di Gogol, però ricordiamoci l'aspetto demoniaco. Tu cosa vuoi da me? C'è un contatto fra un essere umano e un demone ammaliatore. L'essere umano gli chiede: cosa vuoi da me? Cosa può volere un demone da te? L'anima. Tra l'altro sta già tentando di accaparrarsela con lo sguardo, col canto, coi tentacoli, coi capelli che si avviluppano intorno al cuore. Cioè è abbastanza chiaro che cosa vuole questo demone. Quindi una missione trasfiguratrice, una missione provvidenziale, apocalittica da una parte, ma anche un rito di vendita dell'anima dall'altra. Vedete come si divaricano i punti di vista. Kakaya nepastizhimaya svyaz taitsa mezhdu nami. Vedete quale legame incomprensibile, nepastizhimaya di nuovo, no? Non incomprensibile, irraggiungibile. Inconcepibile, può voler dire tante cose, qualcosa comunque sicuramente di sovrannaturale, dato che non si può capire, non si può vedere, non si può concepire. Quale legame incomprensibile, traduce il traduttore, vi è fra noi? Taiz viene dal verbo taiz, che è alla stessa radice di taina. Taina l'abbiamo già trovato, il mistero. Taina, tainstvenny, taizza. Si cela fra noi, si cela misterioso fra noi. Questo legame risiede nella sfera del mistero. Risiede nella sfera del mistero. Sto gliadish tui tak, perché mi guardi così? Tra l'altro qui abbiamo, vedete, Gogol è proprio l'inventore di uno stile, lo sappiamo, si chiama skaz, improntato a una tecnica contrastiva, uno stile sempre fortemente contrastivo. Non sarà male fare attenzione anche ai vari livelli lessicali. Il lessico è molto contrastivo. Abbiamo parole che vengono dallo slavo ecclesiastico come labzanie o altri che abbiamo trovato, e poi abbiamo costruzioni marcatamente colloquiali, tutte cose che Pushkin non avrebbe mai messo le une accanto alle altre in questo modo. Sto gliadish tu tac, vuol dire che hai da guardare così. Noi, cioè, per dirlo in modo neutro, noi diremmo pacemu tu gliadish tac, pacemu, o in italiano perché guardi così. Se io dico che hai da guardare, non è più italiano neutro, è italiano, insomma, un po' aggressivo e, come dire, fraseologico, no? Lo stesso in russo, sto gliadish ti tak, ti ciò smotrish, poi è abbastanza aggressivo, prelude alla, adesso ti becchi una sberla, no? Naturalmente Gogol non intende questo, però introducendo questo stile colloquiale, lui annulla la distanza fra sé e l'oggetto.
cos'hai da guardarmi così? Notare, di nuovo si torna al tema dello sguardo. Prima c'era lo sguardo, il paesaggio, era uno sguardo su un paesaggio, uno sguardo su un quadro, no? Uno sguardo quindi passivo, cioè attivo da parte di chi guarda su un oggetto animato o inanimato, ma comunque che viene guardato. Adesso è Gogol, cioè poi siamo passati attraverso la musica che introduce il tema della magia, della possessione. E adesso siamo tornati al tema dello sguardo, ma adesso uno sguardo di qualcuno che guarda te. Ossia è la Rus, questa entità di nome Rus, che sta guardando negli occhi a colui che parla, all'io lirico. E ricordiamo ancora una volta, attraverso lo sguardo si instaura scatta la possessione demoniaca. Perché? Che hai da guardare così? Isacem vsio, Isacem vsio, Stoni jest v tibie, Abratila na minia polne agidania oci. Isacem vsio, e perché tutto quello che c'è in te, vsio stoni jest, è un fraseologismo, una costruzione abbastanza particolare che farete, vedete, al terzo anno, indica tutto ciò che c'è, che ci può essere, qualsiasi cosa ci sia. Perché se, neutro, per dire in modo neutro, tutto quello che c'è in te, si dice «Всё то, что есть в тебе». Se ci metto questo «ni», significa «tutto ciò che ci può essere, qualsiasi cosa ci sia». Ossia ciò che oggettivamente c'è e qualsiasi cosa ci possa essere. Ossia tutto quello che è in te. Questo demone che sta cercando di possedere l'io lirico e che attraverso lo sguardo, attraverso il canto, attraverso i suoi tentacoli, attraverso la vendita dell'anima, questa è a sua volta composto da una pluralità infinita di soggetti. E qui dovreste ricordare un passo del Vangelo molto importante: Gesù che scaccia il demone dall'indemoniato e gli chiede il suo nome, e il demone risponde: il mio nome è legione, io non sono uno, io sono tanti. Un caso di, in demonologia si usa il termine tedesco Gestalt, Gestalt che vuol dire germanistico, cosa vuol dire Gestalt? C'è qualche germanista qua? Vuol dire forma, Gestalt vuol dire forma in tedesco, ma in demonologia il Gestalt è la possessione plurima, ossia tu sei posseduto da un'entità che agisce con una volontà sola, ma che è composta da un'infinità di demoni, di soggetti demoniaci. Sei posseduto da tanti che sono uno, una possessione plurima, che però parla con una voce sola. Vedete che in realtà è tutto è anche abbastanza tecnico come quadro di possessione. Tutte cose che Gogol sapeva discretamente bene. Mi guardi con tutto ciò che è in te, con tutti gli aspetti che hai, con tutti i soggetti che ti compongono, che sono infiniti, perché c'è questo ni, shtoni jest v tibie, quindi qualsiasi cosa ci sia, abratila na minia polnie agidania oci, oci, occhi, in slavo ecclesiastico, torniamo a un livello piuttosto alto, e perché tutto ciò che vi è, qualsiasi cosa vi sia in te, ha indirizzato su di me occhi pieni di attesa. Cioè questo ente si è rivelato essere una pluralità infinita di enti
che tutti in questo momento stanno indirizzando i suoi occhi, i propri occhi su di lui, nei suoi, come i raggi del sole che si concentrano in una lente di ingrandimento, no? Come se tutte le volontà potenzialmente infinite di questa gestalt si andassero a concentrare in un punto. Tra l'altro c'è un altro racconto delle veglie intitolato Il Vui. Il Vui. Vui è un demone della ricca e articolata demonologia ucraina, un viandante, tra l'altro uno studente, un seminarista, quindi uno che un po' ci capisce di queste cose, un ragazzone un po' squinternato di nome Homa Brut, torna al seminario la sera, si perde e finisce in un luogo maledetto dove la notte si riunisce una sorta di sabba intorno a questo demone, il Vui, e Homa Brut sa che l'unico modo per salvarsi è tenere gli occhi chiusi, perché se tu non vedi loro, loro non possono vedere te. Nel momento in cui apri gli occhi e si stabilisce il contatto visivo, loro ti vedono e ti possiedono. E durante questa sorta di notte di Valpurga, a un certo punto Homa Brut non ce la fa più, apre gli occhi e il Vui lo vede e indirizza tutti i demoni su di lui dicendo: eccolo, tanto questi demoni che in realtà sono parti di lui, anche questo a suo modo è un gestalt, è un'unità che è tante cose, ed è la fine per Homa Brut. Continua il nostro Gogol. Ішо полні недоуміння, неподвижно стою я. E ancora pieno di perplessità, colmo di perplessità, io resto immobile. Недоуміння, перплесита, incertezza. Неподвижно стою я. Я стою неподвижно. Io me ne sto immobile. А уже главу осенило грозное облако. E qui entra un nuovo tema. Cambia ancora di nuovo il quadro simbolico. Ma il mio capo, la mia testa, glava, in russo normale, glava, slavo ecclesiastico, glavu asinila groznaye oblaka, una nube, oblaka, groznaye, minacciosa, da ugrosa, minaccia, ma anche da grasa, tempesta, asinila glavu, questo oblaka, asinit viene da segna, che vuol dire oscurare, mettere in ombra, adombrare. In questo caso si può dire incombe. La mia testa è sulla mia testa incombe una nube minacciosa. Ti agiolae gradoscimi dasdiami, pesante, ti agiolae, gravida, pesante, gravida, di future piogge, dosd, pioggia, gradusci. Viene dal verbo griasti, ma lasciate perdere, si usa sempre in questa forma, griadushi, che vuol dire venturo, ciò che futuro, venturo. Più neutro sarebbe budushi, futuro. Griadushi però è ciò che
Dal verbo griasti, che vuol dire incedere, arrivare, quindi è un futuro che si muove verso di noi. Per questo lo traduco meglio con venturo, veniente, che sta arrivando. Questa immagine della nuvola pesante che grava sul capo di dell'io narrante, mentre attende che si compia questo qualcosa, naturalmente significa minaccia. Però nube gravida di pioggia, pensiamo, tra l'altro lui dice glava, quindi slavo ecclesiastico, sfera sacra. Dove si trova nella Bibbia la simbologia della nube gravida di pioggia, di lampi, di tuoni? Dovreste... come? Anche, però nell'Esodo, quando Dio si manifesta a Mosè, gli appare come nube gravida di pioggia. Viene anche ripetuto abbastanza questa idea dell'incontro con Dio, che è tipico, no? L'abbiamo detto tante volte, Gogol attende un incontro come quello di Mosè con Dio, per ricevere cose, i comandamenti, la legge, una legge nuova che trasfiguri il mondo. E quindi siamo di nuovo ritornati in ambito sacro. Attenzione però, perché nube gravida di pioggia, temporale, non si riferisce soltanto alla storia sacra cristiana, ma anche alla mitologia pagana, a Zeus, no? Zeus è il dio che presiede a questi fenomeni atmosferici. Zeus, creatore degli dèi, no, in realtà non proprio creatore, padre degli dèi. In genere a Zeus era riferito nelle odi settecentesche, tutte ben note a Gogol, uno zar, il padre degli dèi, in un certo modo dotato di poteri demiurgici, di creazione. Pietro il Grande è lo Zeus del Pantheon imperiale. C'è anche questo riferimento quindi al potere regale, alle caratteristiche di Pietro il Grande, di demiurgo, la volontà di creare, di prendere una Russia arretrata, oscura, vuota, barbarica, e di plasmarla come un demiurgo, trasformarla in un luogo di luce, di civiltà, di progresso e di gloria. Quello che Pietro il Grande, naturalmente come personaggio culturale, come personaggio inserito in un pantheon imperiale e con gli attributi che gli venivano dati continuamente nell'odica settecentesca, era una cosa fatta da Pietro il Grande. Quindi di nuovo l'idea di prendere la Russia e trasformarla in qualcosa di migliore, in qualcosa di nuovo, in qualcosa di predestinato. Comincia a delinearsi quindi anche il tema del demiurgo, di qualcuno che deve arrivare, griadusci, che sta arrivando, un demiurgo che sta arrivando, l'annuncio di qualcuno. C'è in questo richiamo della nuvola, tra i tanti riferimenti della nuvola, c'è anche questa idea. I animiela muisl pried tvaim prastranstvam. Pried è period, anche qui livello alto, livello odico, diciamo che questa apostrofe, questa invocazione alla Rus è molto fatta coi mattoni lessicali del genere odico settecentesco, che però è anche slavo ecclesiastico, quindi è anche
è anche la lingua sacra. Vedete che come in modo molto diverso era stato Pushkin, Gogol è un plasmatore della lingua, la vede in tutta la sua profondità, in tutto il suo, in tutta la sua prospettiva temporale, in tutti i suoi vari strati. Non si accontenta di uno strato solo, è capace di giocare su tutti gli strati della lingua russa come organismo storico. È quello forse che più contraddistingue e lega, mette sullo stesso piano questi due padri della letteratura russa moderna. Nessuno dopo di loro ha più potuto farlo, perché era questo, quest'opera di, come dire, di messa in parallelo, di riscoperta, di riappropriazione di tutta la tastiera della lingua russa come fenomeno storico. La si può fare una volta sola, dopodiché tu crei comunque un canone di lingua letteraria che sì, tu lo puoi rinnovare, lo puoi riformare, puoi anche contrapporti ad esso. Tra l'altro qui i canoni sono due, perché lingua letteraria pushkiniana e lingua letteraria gogoliana sono quanto di più diverso ci sia, ma non puoi rifarlo un'altra volta, così come non può esserci un altro Dante che plasma la lingua italiana con la libertà con cui lo faceva Dante. Che succede in questo «I aniemiela muisl», il pensiero è ammutolito da «niemoi», verbo «aniemiet», ammutolire, non vi servirà spesso, ma insomma, di fronte alla tua vastità, prastranza, di fronte al tuo spazio. Ecco che Rus è tornata ad essere uno spazio, nel frattempo è diventata un sacco di cose diverse, non tutte, molte delle quali abbastanza inquietanti, adesso è tornata ad essere uno spazio, prastranstva, non è più musica, non è più pustinia, sì, pustinia può ancora essere chiaramente, ma non è più musica, non è più pittura, non è più Yahweh, non è più il demone, non è più Gestalt, è tornato ad essere finalmente uno spazio di fronte al quale ammutolisce il pensiero, è il momento del vuoto mistico. Prima era lo spazio essere vuoto, vi ricordate, lo spazio della Russia era vuoto, adesso è il pensiero di chi lo guarda che si svuota. Vedete che questo spazio, che prima era qualcosa di passivo, veniva guardato ed era vuoto, adesso ti guarda e ti fa il vuoto dentro, agisce su di te, svuotandoti il pensiero. Ma non è più una possessione diabolica in questo caso, ma è un momento di vuoto mistico che precede la visione profetica. Sto prorocit siei neabiatni prastor. Sto prorocit siei neabiatni prastor. Sto prorocit, verbo prorocit, da prorok, profeta. Cosa profetizza sei, è slavo ecclesiastico e russo arcaico già ai tempi di Gogol, quindi russo settecentesco, odico, elevato, slavo ecclesiastico, sei, sia, sie, significa etat, eto, eta, etot, eto, sei, ma sei è molto arcaico, oggi non si usa più, però derivano parole che si usano ancora come si chas, siei chas, in questa ora, in questo momento, adesso, no? Siei chas, siei neabiatni prastor, neabiatni da abbiati, che vuol dire abbraccio, neabiatni non inabbracciabile, sarebbe incommensurabile. Cosa profetizza questo
questa vastità incommensurabile, una vastità incommensurabile che profetizza. Quindi è uno spazio, ma anche il luogo e l'agente di una visione, di una visione. Zdies li v tibie li ne radizza bespridielnej mysli. Questa è una costruzione che è difficile da spiegarvi. Zdies li ne radizza è una costruzione dubitativa. Forse che non è qui che deve nascere. Zdies li ne radizza. Naturalmente è dubitativa con effetto però retorico di affermazione enfatica, no? Non vi ho forse detto di studiare per l'esame? Vuol dire, no, beh, certo che ve l'ho detto, voi non avete studiato, giusto? Forse è un tipo di domanda retorica dubitativa con effetto di affermazione enfatica. Non ve la sto a spiegare bene dal punto di vista grammaticale perché non siete, cioè, sono cose anche queste da terzo anno, quindi voi prendetela per quello che vi dico. Sdies li tibie li, questo li dubitativo, nieradizza, che naturalmente è, cioè, poi questa costruzione infinito più dativo, che indica un infinito più dativo, indica la competenza su qualcosa, il dover fare qualcosa, comunque la competenza. Per esempio, mnie li nie znać, una cosa piuttosto, forse che io posso non sapere, saprò bene io, no? Sì, questa costruzione significa questo, ossia indica la preminenza, la competenza che uno ha su qualcosa. In questo caso, quindi, forma dubitativa più preminenza, dire non è forse qui, non è forse in te che deve nascere, che ha da nascere un pensiero sconfinato, biespridielnoi. Prima abbiamo niabiatni prastor, poi biespridielnaia muisl. Vedete che sono tutti aggettivi che indicano la mancanza di dimensioni, l'uscita in qualcosa che, in uno spazio che non è materiale, non ha confine, non ha misura, non è concepibile lo spazio in cui ci troviamo, e il pensiero che vi deve nascere. Tra l'altro, aniemiela muisl per tvaim prastranstvam, il mio pensiero è ammutolito, vuoto mistico del pensiero, nella testa del buon del narratore, e poi affermazione che in questo spazio privo di dimensioni, quindi uno spazio sovrannaturale, uno spazio spirituale, in cui deve nascere un pensiero senza confini. Il mio pensiero di uomo è svanito, è stato spazzato via, mi sono fatto vuoto, la mia interiorità si è fusa con questo spazio spirituale, un'interiorità che non ha misura, chiaramente è vuoto, lo spazio è vuoto, io sono vuoto, c'è questo contatto diretto tra noi, siamo la stessa cosa, dove nascerà un pensiero senza confini, un pensiero naturalmente che è qualcosa di più di un pensiero umano, è un pensiero per l'appunto senza confini, un pensiero divino, un pensiero ispirato da Dio, una profezia, un pensiero capace di creare, di generare realtà, un pensiero demiurgico, capace di incidere sulla realtà. Gogol presenta se stesso come
interfaccia di questo spazio spirituale senza confini presenta la propria interiorità come quel luogo che lui mette a disposizione una volta liberatosi dei propri pensieri, della propria personalità, la mette a disposizione per la nascita di un pensiero divino. Capite? Cioè una sorta di dialettica uomo-dio di tipo profetico. Però non solo Sdies è questo spazio che è anche interiore nell'io che si è svuotato, come diceva il mio parroco, se non ti togli di testa tutti quei pensieri, come fa poi Dio a metterti la grazia? Più o meno il concetto era lo stesso, ma non ha avuto molto successo, povero uomo. Sdies ligne kagdati sama beskanza. Vedete, non è solo l'interiorità dell'io che si è fatto vuoto, ma è anche lo spazio con cui lui si sta interfacciando. Ti sama si riferisce a sama, quindi femminile, di nuovo rus. Questo spazio è comunque sempre anche questa rus, intesa misticamente, con cui lui sta parlando, con cui lui è in contatto medianico. Quasi un contatto da medium a questo punto, quando tu stessa sei senza fine. Sdies li nie buit bagatiriu, di nuovo la costruzione dubitativa ma in realtà affermativa, enfatica, con questo infinito più dativo che indica predestinazione a competenza a fare qualcosa, dover fare un ruolo che uno ha o si dà. Forse che non è qui che deve qui essere, nel senso di nascere, che deve nascere un bagatir. Cos'è un bagatir? Bagatir è l'eroe del folklore slavo orientale medievale, folklore orale, si può tradurre con eroe, con paladino. Però a differenza degli eroi, dei paladini, dei cavalieri, delle leggende occidentali, i bagatiri russi in genere non sono nobili, sono uomini del popolo. L'epos del folklore russo è molto più democratico. Il bagatir è in genere figlio di povera gente, anche se poi ha le funzioni che ha il cavaliere errante nella nostra tradizione occidentale. Bagatir da bagati, naturalmente bagati, ricco, ma per estensione in russo medievale anche ricco, ma anche forte, potente, capace. È tra l'altro anche legato alla radice con Bog, Dio, forza divina, potenza divina. Forse che non è qui che deve nascere un eroe, possiamo tradurre, o lasciare un bagatir. Dall'altro Gogol non è che specifichi molto bene che razza di eroe debba essere questo che sta per nascere. Naturalmente, essendo una visione, essendo una profezia, deve rimanere comunque abbastanza indeterminata. Può essere uno zar, visto che è stato sfiorato il tema petrino di Pietro come demiurgo. Ci vuole un nuovo demiurgo. Stiamo parlando di trasformare una realtà degradata in qualcosa di perfetto, di spiritualizzato. Ci vuole un demiurgo, può essere un nuovo zar. Non tanto Pietro il Grande, che tra l'altro a Gogol non stava molto simpatico perché aveva modernizzato la Russia, l'aveva snaturata. Era stato sì un demiurgo, ma con esiti più che altro negativi. Aveva
creato la Pietroburgo, che è il luogo della castrazione, no? Dove si trasformano le persone in cacca, abbiamo visto. Quindi semmai un re Mida al rovescio era stato Pietro, cioè non quello che tramuta in oro, ma semmai tutto ciò che tocca lo tramuta in feci. Pietro era stato per Gogol a suo modo un grande, a suo modo un demiurgo, ma un demiurgo al contrario, avendo depotenziato la Russia, le capacità della Russia. Ci vuole un altro demiurgo, un demiurgo vero, che ridia alla Russia la propria vera essenza. Non può essere lo zar attuale, che poverino, a modo suo era anche un discreto zar, meglio di tanti altri venuti prima e venuti dopo, però insomma certamente non gli si potevano attribuire doti demiurgiche a Nicola I. Era un buon gestore, diciamo, degli affari correnti, anche con mano abbastanza forte, era anche una brava persona a modo suo, però non è che fosse poi sto granché, insomma un po' così. Gestiva una fase di evidente crisi nazionale. Bagatyr può essere anche un artista, un poeta. Per esempio, in questo periodo, nelle storie della letteratura russa comincia a nascere la necessità di scrivere una storia sistematica della letteratura russa dalle origini fino al momento presente, o in serie di articoli, o come comunque. Fino a questo momento nessuno si era mai dato il compito di sistematizzare una storia della letteratura russa. Comincia a nascere in questo periodo e in genere era andato affermando un luogo comune che attribuiva a Dyrgyavin il ruolo di Bagatyr della letteratura russa, un ingegno potente, tra l'altro Dyrgyavin, come sappiamo, veniva da una famiglia anche abbastanza modesta, una sorta di cavaliere un po' burbero, senza macchia, senza paura, un geniaccio venuto dal basso, con poche basi di cultura accademica, anzi zero, come sappiamo, aveva imparato a fare poesia leggendo Barkov, quindi insomma un geniaccio venuto dal basso, ma ruvido, potente e di buon cuore, no? Questo significava il Bagatyr, una figura di poeta, tra l'altro, che a Gogol, intesa in questo senso, piaceva anche molto, cioè gli stava anche molto simpatica come immagine. Quindi ci può essere l'idea del poeta attraverso questo nesso di Bagatyr Dyrgyavin, il poeta, quindi lo stesso Gogol come colui che potrà trasformare la Russia, ridare alla Russia se stessa. Voi potete dire, come poteva Gogol paragonare se stesso a un Bagatyr, a un eroe, a un campione, a un cavaliere medievale? Attenzione, perché come ho detto, i Bagatyr erano molto particolari, soprattutto ce n'è uno che si chiama Ilya Muromets, ossia Ilya di Murom, probabilmente un nuovo avatar di una divinità solare, perché si chiama Elia, come sapete, chi di voi ha fatto dottrina, quando andava in parrocchia, vi ricorderete che il profeta Elia sale al cielo su un cocchio splendente, il cocchio del sole. Quindi quando arriva il cristianesimo, gli slavi orientali in genere trasformano il dio del sole nel profeta Elia. Ilya Muromets, questo personaggio del folklore, questo Bagatyr, il più forte di tutti, è quindi un avatar di un antico dio del sole, di nuovo l'idea del dio demiurgo che dà fertilità, che crea, no, col suo calore, e in più è anche titolare di una leggenda molto sua specifica. Ilya Muromets era figlio di contadini, quindi l'eroe democratico per eccellenza, ed era invalido, privo dell'uso delle gambe, fino ai 30 anni era stato invalido e se ne stava sulla soglia della sua capanna. Un giorno passa il tipico viandante, che è una potenza angelica, o è
lo stesso Cristo gli chiese da bere, Liamuromies dice: io te lo darei, ma non posso alzarmi in piedi. E il viandante gli dice: vai, vai, alzati, vedrai che ce la fai. E Liamuromies si alza, beve e a ogni sorso sente di acquisire una potenza, una forza sovrumana. Da questo momento in poi compirà una serie di imprese sempre difendendo i deboli e gli oppressi. E è sempre stata considerata nell'autocoscienza nazionale, quella di Ilya Muromets, l'immagine tipica del popolo russo, un popolo magari un po' più tardo rispetto agli altri, che se ne sta lì seduto in panciolle senza muoversi mentre gli altri si agitano tanto. Vi ricordate la tabula rasa da una parte, gli archi, le cascate, il paradiso dell'arte dall'altra, ma quando alla fine si sveglia riesce a dimostrare facoltà sovrumane, riesce a fare ciò che nessun altro popolo riesce a fare. È proprio un'idea del popolo russo, della sua specificità, della sua missione, e agisce poi con forza sovrumana, perché una forza guidata dall'etica, guidata dalla volontà di aiutare i deboli e gli oppressi. Questo è Ivan, è Ilya Muromets nella coscienza popolare. Quindi vedete, Bagatyr, cioè, perché poeta Bagatyr? Perché il poeta che aiuta il popolo russo ad alzarsi da seduto, a recuperare le energie, a recuperare la potenza da cui era stato privato, di cui era stato castrato, per iniziare un cammino di tipo eroico. Vedete quante cose in una sola immagine. Non è forse qui che deve nascere un eroe? Kagda jest miesta, gdje razvirnutsya i praitis jemu. Quando c'è il posto dove dove egli può svilupparsi, razvirnutsya, e muoversi, praitis. Quando c'è il posto in cui la Rus è tornata ad essere quello che era all'inizio dell'invocazione, ossia una grande distesa dove il Bagatyr può alzarsi in piedi, stiracchiarsi e mettersi in cammino. I grozna abiemliet minia maguce prastranstva, e di nuovo minacciosa mi abbraccia, dal verbo abiemliet, che è arcaico per ahvativat, abnimat, abbracciare, e mi abbraccia minacciosa il potente spazio. Di nuovo questo spazio però diventa un ente personale, che capace di abbracciare. Vi ricordate i tentacoli, i capelli che strappano il cuore? Qui questo spazio ingloba, abbraccia il poeta, tra l'altro in modo minaccioso. Ritornano note di angoscia, di note perturbanti, ritorna il tema della possessione, tra l'altro una possessione. Strashnayu silayu atrasias vaglubinie maiei, con forza terribile. Atrasias è un gerundio presente di atrasizza. Atrasizza vuol dire riflettersi. Riflettendosi con forza terribile nel profondo di me, vedete, questo prastranstva si rispecchia in lui, lo afferra, lo possiede, lo penetra. Tra l'altro questa è una possessione dove il, diciamo, proprio con connotazioni proprio fisiche, dove il demone, che era stato rappresentato in forma femminile, no, di sirena, di
Gorgone in realtà è un demone incubo, non è un demone succubo, cioè è in forma femminile, ma è un incubo, ossia ti possiede tramite penetrazione, non viene da te posseduto. Le forme di possessione possono essere di due tipi, come i demoni possono essere incubi o succubi, e non sempre un demone in forma femminile è succubo, può benissimo essere incubo, come in questo caso, proprio l'annullamento, cioè la coincidenza, diciamo il rispecchiamento di questo spazio mistico della Rusi con l'interiorità del poeta, il loro entrare in comunione medianica, il loro riflettersi l'uno nell'altro è espresso con una simbologia di carattere proprio di possessione sessuale. C'è questo aspetto, c'è anche l'aspetto di tipo filosofico, c'è l'aspetto mistico, l'aspetto medianico, e c'è l'aspetto demonologico, c'è l'aspetto speculativo. La filosofia di Schelling, molto popolare a quei tempi, che detta la filosofia dell'identità, dove si suggeriva che microcosmo e macrocosmo si riflettono l'uno nell'altro, sono due facce della stessa medaglia, interiorità e natura, spirito e natura, materia e spirito, sono due metà dello stesso ente indivisibile, si riflettono, si rispecchiano l'una nell'altra in una serie di corrispondenze, e solo l'arte può ricomporre la loro unità. Vedete, quindi attraverso Schelling si torna all'idea del poeta che deve ricomporre tutte queste contraddizioni, tutti questi estremi in cui la realtà si divide appena Gogol comincia a descriverla. Finiamo a questo punto. Niestiestvennai vlastiu asvietilis mai oci, i miei occhi asvietizza, si illuminarono. Niestiestvennai vlastiu, strumentale, di un potere innaturale. Vedete, questa entità, la Rus, demone o dio che sia, possiede l'io narrante, possiede il poeta, gli entra dentro, lo possiede, lo fa suo, e gli occhi del poeta si illuminano di una luce innaturale, lo dice proprio Niestiestvennaja, una luce sovrumana. Sembra quasi, avete presente quei film dell'orrore dove ci sono la possessione demoniaca, uno va in giro con gli occhi spiritati, oppure con la luce che sembra proprio una cosa di questo genere. Naturalmente l'entrata di questa potenza mistica dentro il poeta si riverbera a questo punto nel suo sguardo, da dentro di lui verso l'esterno. È tale il pathos di Gogol che addirittura c'è questa che è proprio come in italiano è proprio il verso che uno fa quando è sottoposto a uno stress fisico, a un dolore. D'altra parte è appena stato posseduto, penetrato dal demone incubo, quindi appunto fa Kakaya svirkayusheya, chudnaya, neznakomaya zimlye dal, Rus. Quale splendente, svirkach, vuol dire splendere, brillare. Quale dal, kakaya dal, dal è lontananza. Quale lontananza risplendente, chudnaya, di nuovo. Possiamo tradurre meravigliosa, ma anche magica, perché viene da ciuda. Neznakomaya, ignota. Neznakomaya, ignota alla terra. Neznakomaya zimlie, una lontananza splendente, magica, ignota alla terra. I suoi occhi si sono aperti su una terra che non è, su una lontananza, su uno spazio che non è quello terreno. Adesso lui lo vede,
lo vede, prima lui vedeva solo con gli occhi umani il campo, la terra desolata, vedeva questa tabula rasa. Adesso con gli occhi dello spirito, essendo stato posseduto da questa Rus, lui riesce a vedere ciò che solo dopo questa rigenerazione si può vedere. Vedete, in questo passaggio, e si conclude naturalmente con una nuova invocazione a questa Rus. Questo tentativo è il tentativo forse più più pregnante che Gogol fa per dare un saggio di cosa significa trasfigurare la realtà in qualcosa di diverso, in qualcosa di spirituale, attraverso l'azione rigenerante dell'arte, che però vuol dire tante cose. Vedete che passaggio abbiamo fatto di questi avatar della Rus e del loro rapporto con l'individuo, col soggetto lirico. Bene, su questo per oggi io direi che